È Vito Montaruli, il nuovo questore di Campobasso. Arrivata ieri l'ufficializzazione della nomina. A stretto giro, stamane, presso la Sala Rosano, in occasione dell'insediamento, la conferenza stampa di presentazione del dirigente superiore della Polizia di Stato. 61 anni, sposato, con due figli. Montaruli prende il posto di Giancarlo Conticchio, che nei giorni scorsi è stato nominato questore di Salerno. Montaruli ha guidato la questura di Lucca dal 2017 al 2019. E fino alla nomina in Molise, quella di Treviso. Entrato in amministrazione nel 1987, il neoquestore di Campobasso è stato subito impegnato tra Calabria e Basilicata nella lotta ai sequestri di persona e, su diversi fronti, alla criminalità organizzata. Trasferito alla questura di Matera, ha coordinato numerosi servizi in materia di traffico di sostanze stupefacenti nel Metapontino ed attività investigative finalizzate alla cattura dei latitanti. La sua esperienza nel capoluogo materano si è conclusa con la direzione della Digos. L'attività di servizio, in forza di un importante curriculum accademico in ambito giuridico, accompagnata con frequenti approfondimenti pubblicati su riviste specialistiche circa questioni di carattere giuridico o professionale in materia di procedimento amministrativo, trattamento dei dati personali, legislazione antimafia e di polizia. È già iniziato una fase di studio della realtà di Campobasso e della provincia allo scopo di comprendere le reali criticità del territorio, tra queste droga e pericolo infiltrazioni della malavita organizzata. Le prime parole del neoquestore di Campobasso. Anche in questo caso lo spaccio della droga è ovunque, purtroppo è ovunque, è un fenomeno molto diffuso in tutta Italia. Io ho girato abbastanza, insomma, vengo adesso da una regione proprio del cosiddetto profondo nord, e c'è questo problema. Bisogna, insomma, individuare, e ovviamente è necessario che ci sia anche un approccio da parte di tutte le istituzioni, perché non è una banalità, è un problema che va affrontato in modo, anche dal punto di vista sociale, in modo serio. Le infiltrazioni mafiose, sì, è un territorio che si trova un po' questo, è una specie insomma, di crocevia, limitrofo a zone ad alta densità mafiosa, però è un problema che, ripeto, sono arrivato da poco, è un problema che va individuato e va descritto nelle sue esatte dimensioni.